Roberto Pighi, buona parte della serata è stata incentrata sul discorso qui non si molla. Sì, io sono contento di questa serata che conferma insomma che attorno a questa club di grande tradizione ci sia molto affetto, che questa è la parola più giusta in questo momento. Stiamo lavorando seriamente per cercare di recuperare questa posizione in classifica che a mio avviso non è la nostra, ma soprattutto stiamo pianificando per creare la possibilità di avere una continuazione con delle ambizioni diverse da quelle che non potevano essere quest'anno. Qualche mese fa Pighi, quando si avvicinava alla pallavolo, diceva: spero di innamorarmi di questo sport. Dopo qualche mese com'è il bilancio? Mi trascina, mi piace, l'ambiente è bello, c'è bella gente, tutta una serie di indicatori che fanno parte ormai della mia nuova vita che ovviamente man mano che passano gli anni matura e quindi deve dedicarsi un po' anche al bene degli altri, ecco, quindi lo faccio volentieri, mi piace. Devo stare attento che questa passione non diventi troppo virulenta perché non vorrei commettere degli errori. Ci siamo chiariti in settimana, abbiamo avuto due lunghi summit con gli Arici a casa mia martedì scorso e con il nostro coach, ne abbiamo avuto poi uno successivo tra noi soci, la testimonianza insomma che vogliamo assolutamente consolidare quello che abbiamo potuto fare quest'estate con la continuazione in Serie A della nostra città nella pallavolo maschile, e lo sponsor che andiamo a annunciare è un'ulteriore chicca e garanzia per il termine di questo anno e soprattutto per l'inizio dell'anno prossimo. Ecco, non avete detto il nome, avete però detto che sarà un grande sponsor, addirittura lei ha parlato di una multinazionale, possiamo definirla, con 100.000 dipendenti. Direi uno sponsor di dimensione planetarie. Stiamo parlando di un istituto finanziario, il quarto più grande del mondo. Non posso ancora dire il nome perché non è ancora, è ufficiale ma non è ancora firmato. Siccome è estremamente corpulento e corposo, tutti i nostri due uffici legali lo stanno vagliando. Si tratta di un accordo non solo per quest'anno ma addirittura per i prossimi 3-4 anni e quindi è un tassello molto 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 importante. E posso solo dirvi che oltre all'LPR Volley, questo grande gruppo mondiale di estrazione europea ma presente in tutto il mondo sponsorizza solo un altro grande team di calcio in serie, prima serie, ecco. Diciamo, se dico serie si può facilmente intuire, diciamo è nel calcio con uno dei massimi club al mondo. Possiamo dire che il prossimo anno sicuramente l'LPR Volley andrà per lottare per i vertici? No, questo non l'ho detto, so che ci vuole più tempo, l'innesto di un giocatore che saremo già pronti a fare un sforzo quest'anno è estremamente complesso per quello che è la disponibilità di giocatori di livello liberi nel mondo in questo momento. Certamente quando si pianifica, credo anche a livello industriale, di avere competenze in un anno non è che si faccia molto, forse nello sport è un po' meno complesso, però devo dire che avremo una squadra un altro anno che sicuramente potrà vantarsi di avere qualche giocatore di livello mondiale, ma soprattutto anche di avere dietro degli sponsor e delle persone che possono insieme alla passione mettere anche tante conoscenze e competenze, come ho detto durante il mio intervento, che non possono venire nello sport oggi se non dagli ambiti finanziari, che sono quelli più sensibili a questo tipo di pubblicità da una parte. In contemporanea ovviamente i soci devono fare il loro lavoro ad accattivarsi la simpatia, e per gli addetti ai lavori sanno che cosa significa attivarsi la simpatia di grandi istituti finanziari, insomma. Quindi una cosa non facile, ma certamente posso dire che ci sono riuscito e annunceremo nella seconda parte di gennaio uno sponsor veramente pazzesco.